E come promesso siamo ritornati subito insieme con il nostro nuovo ospite. Si tratta della presidente del Banco Alimentare di Foggia, Stefania Menduno. Buongiorno Stefania, ben trovata. Buongiorno e grazie per averci invitato. Con me in studio c'è Maria Pio Picciafuoco che ti chiederà subito come mai siamo in collegamento con te oggi. Ben trovata! Certo. Volevo subito fare anch'io, poi anzi aspetto dopo, un collegamento con la vostra storia. Ma intanto parliamo della contingenza, come vi state preparando, che cosa state facendo, come va con la generosità? Con la generosità va sempre bene e, come diciamo spesso, il territorio, il nostro territorio, magari è ultimo in tante classifiche, ma è primo in generosità, perché i dati dell'evento che vivremo domani, cioè la colletta alimentare, hanno risposto in maniera sorprendente, perché come è aumentato il bisogno, così è aumentata anche la generosità di tutta la provincia di Foggia. E questo è un dato che ci fa assolutamente piacere, come diceva appunto solo qualche istante fa. Domani c'è un grande appuntamento con la solidarietà, che è la colletta alimentare. Da quanti anni si svolge questa importante manifestazione? Allora, questo è il 27° anno e la colletta alimentare è nata come evento e come proposta a tutti gli italiani qualche anno dopo la nascita del primo banco alimentare, e proprio perché si è vista la bellezza dell'esperienza del banco alimentare e la si è voluta proporre a tutti gli italiani. E Don Giussani, fondatore del banco alimentare, insieme al cavaliere Danilo Fossati, ha voluto un gesto di carità popolare semplicissimo, come adesso diremo, che fosse appunto alla portata di tutti e che desse a tutti la sensazione e facesse fare l'esperienza di quanto sia bello vivere con un cuore aperto al dono. E davvero mi hai preceduto, cara Stefania, perché volevo ricollegarmi, visto che prima siamo andati in Lombardia pochi minuti fa, sempre per questioni di generosità con l'Unitalsi, proprio al fatto che un grande lombardo come Don Luigi Giussani ci ha messo lo zampino, ma soprattutto il presidente di quella che era una grande azienda, la Star, il presidente Fossati, che tu hai voluto citare. Certo, le cose sono molto cambiate. Secondo te, in che senso i grandi imprenditori fanno di più e meglio, o viceversa? Secondo me le cose sono cambiate, ma oserei dire quasi in meglio. Voglio essere positiva, perché rispetto al modello di economia che si viveva negli anni in cui è iniziato l'esperienza del banco alimentare, oggi siamo tutti un po' più sensibili. Prima il modello era produco, consumo, butto. Oggi non è più così. E l'economia circolare, che è un'economia, un modello di sistema economico che prevede il riutilizzo, la lotta allo spreco in qualsiasi dimensione, è ovvio che ci deve per forza trovare tutti alleati, perché l'imprenditore che nel magazzino ha della merce deve per forza trovare un interlocutore come il banco, che possa dare nuovo valore, nuova vita a questa merce che altrimenti andrebbe buttata. Così come anche da un punto di vista legislativo si sono fatti tanti passi avanti, anche grazie all'esperienza del banco alimentare, con la legge del buon samaritano, con la legge Gadda. Diciamo che oggi siamo tutti più consapevoli di essere sulla stessa barca, per cui l'economia circolare richiede quell'elemento di fiducia e di collaborazione che altrimenti senza tutti gli attori protagonisti non porterebbe da nessuna parte. Ecco, stiamo vedendo tante immagini, sia dal vivo che quelle che ci sta proponendo la regia. Il fil rouge di questo evento è questo colore arancio che esprime bene entusiasmo, energia, partecipazione, perché un'altra peculiarità del vostro evento è il coinvolgimento di tanti volontari. Tantissimi. Allora, a livello nazionale, io leggo i dati perché ce ne sono sia quelli locali che quelli nazionali. Consideriamo che la colletta alimentare del 2023 vede la partecipazione in tutta Italia
di 14.000 supermercati con 150.000 volontari. I dati locali anche sono in crescita per il Banco Alimentare della Daunia Francesco Vassalli e per la nostra parte di Italia si parla di 73 supermercati distribuiti in tutta la provincia, anche in parte della Basilicata, fino ad arrivare a Canosa di Puglia. Quindi domani cosa può fare chi non ha mai partecipato a questa iniziativa? Allora, domani chi non ha mai partecipato può, da una parte abbiamo ancora tempo per inserire nuovi volontari, per cui il mio invito è anche magari a contattarci sul sito dedicato alla colletta alimentare www.collettaalimentare.it. C'è un form che può essere compilato dove si può richiedere di diventare volontario della colletta. Il gesto, come dicevo prima, è semplicissimo. Si tratta di indossare la nostra pettorina, anche questa, come vedete, arancione, che distinguerà i volontari davanti ai supermercati, e si può donare o il proprio tempo ma anche la propria generosità, per cui si chiederà alle persone che vanno a fare la spesa di acquistare qualcosa per il Banco Alimentare e quindi per i più bisognosi. Consideriamo che il Banco Alimentare della Daunia ha 120 strutture del territorio, strutture caritative convenzionate gratuitamente con il Banco, che ricevono in modo continuativo e costante gli alimenti e che riescono così a sostenere il fabbisogno di oltre 20.000 persone. Ha già risposto alla domanda che avevo preparato successiva, cioè chi vuol sapere poi come va a finire tutto, come può saperlo, e voi in effetti avete già dato ampi rendiconti. Del resto tutto sì, ma non solo. Prego. Chi vuole continuare anche a sapere poi i risultati della colletta alimentare, la nostra attività è sempre documentata e raccontata sui nostri canali social, quindi sia su Facebook che su Instagram. Chi vuole continuare a seguirci, quasi giornalmente ci sono eventi che ci coinvolgono sul territorio e anche lì saranno pubblicati i nuovi dati della colletta alimentare 2023, sia a livello nazionale ma anche a livello locale. Molto bene Presidente, noi la ringraziamo per questa ventata di energia, di altruismo, di generosità che fa sicuramente bene. Oggi esce il rapporto Caritas Italiana proprio sulla povertà e sappiamo che sono tante le persone che hanno bisogno di supporto, per cui il vostro lavoro diventa davvero prezioso. Io ringrazio voi perché, come dicevo, siamo tutti sulla stessa barca e anche l'informazione fa la sua parte, quindi grazie di cuore. Sempre presenti per queste belle cose, grazie ancora e buon lavoro. Io ne approfitto per ringraziare anche Danila Paradiso che sta supportando il progetto, non soltanto rimboccandosi le maniche ma anche facendo, ecco, da sponda sul lato comunicazione. Preziosissima. Grazie. Bene, allora buon lavoro, appuntamento per tutti a domani nei supermercati, nei negozi che aderiscono all'iniziativa della colletta alimentare. Facciamo la nostra parte perché un piccolo gesto da parte di ognuno di noi, Maria Pia, può fare davvero la differenza. E speriamo di cambiare veramente in ogni senso, perché prima anche con Paola vedevamo come c'è una grande disponibilità degli italiani a fare di più per risparmiare energia e proprio per pensare in fondo di più al futuro e come ricordavi tu, ancora abbiamo in Italia la povertà come fenomeno non certo di piccole nicchie, tant'è vero che tra l'altro ne riparleremo perché domenica è anche la giornata mondiale lanciata da Papa Francesco ormai diversi anni or sono dei poveri, quindi guardiamo anche le persone in faccia.